Al cinema La Compagnia, due serate dedicate a Nuti. Nell'occasione sarà consegnato il premio intitolato al regista pratese. Dal 12 al 15 aprile a Pistoia torna l'appuntamento con la 14ª edizione della manifestazione. Inaugurata la mostra dedicata alle opere di autori autistici che si sono ispirati a quadri del Museo del Novecento. Premio Francesco Nuti. Due serate dedicate a Francesco Nuti per ricordare la figura e l'opera cinematografica e per presentare il premio a lui intitolato. L'iniziativa, organizzata da Filmaria e realizzata grazie al Consiglio regionale della Regione Toscana, vedrà la consegna ad artisti dello spettacolo del premio Francesco Nuti, istituito dalla figlia Ginevra, un manufatto plasmato dalla storica bottega di gioielleria artigiana fiorentina Paolo Penco, anche per mano della stessa Ginevra Nuti, ispirato ad un'opera pittorica del padre Francesco. Le due serate, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, si terranno al cinema La Compagnia di Firenze. Mercoledì 10 aprile verrà proiettato il film Casablanca Casablanca del 1985, prima pellicola di cui Nuti ha firmato la regia. Ospiti della serata saranno Claudio Bisio e Sabrina Ferilli, quest'ultima partner di Nuti nell'ultimo film della trilogia sul biliardo Il Signor 15 Palle. Il secondo appuntamento, martedì 23 aprile, è con il film Stregati. Ospiti saranno Giovanni Veronesi e Giuliana De Sio, insieme ai musicisti Stefano Cantini e Riccardo Galardini, che suoneranno dal vivo il motivo musicale della colonna sonora del film, scritta dal fratello Giovanni Nuti, vincitrice del Nastro d'Argento. Non mancheranno contributi video inediti. È un grande toscano, vogliamo ricordare Francesco Nuti con un premio, era un impegno che avevo preso qualche tempo fa per ricordarne la sua capacità di saper portare la Toscana nel mondo. E in questo premio si vuole raccontare quanta arte, quanta bellezza è riuscita a trasmetterci Francesco negli anni della sua carriera e quanto oggi sia ancora nel cuore di tante toscane e di tanti toscani. Per Francesco Nuti non è mai abbastanza, è stato uno dei più grandi forse registi, ha caratterizzato proprio un periodo preciso del cinema italiano, della comicità e non solo della comicità ma della commedia, e ha fatto strada a tanti grandi registi di adesso che non si tirano mai indietro quando si fa il nome Francesco Nuti e si ha voglia di ricordarlo per la sua grandezza come artista, per la sua profondità umana e per tutta l'eredità che ci ha lasciato. Non molto tempo fa Prato gli ha dato un grande tributo insieme alla Regione Toscana intitolando quello che è uno dei luoghi del cinema, proprio che ha sede a Prato, la Manifattura Digitale Cinema, e adesso abbiamo questi due giorni con tanti begli ospiti, creata in poco tempo ma con tanto amore e passione dalla compagna di vita e da altre, dalla figlia e da chi ha lavorato con loro, quindi siamo davvero contenti e ci dedicheremo e ci gusteremo queste due giornate dedicate a Francesco Nuti. Devo dire che si stanno facendo tantissime cose, non solo a Firenze ma in tante altre parti d'Italia. Siamo davvero contente perché insomma portare avanti il nome di Francesco, soprattutto per Ginevra, è davvero entusiasmante, sperando che poi soprattutto lei spera che anche le nuove generazioni possano venire a conoscenza insomma dell'arte di suo padre, quindi è la prima a portare avanti il suo nome. Sono molto grata alle istituzioni, nella persona del presidente Antonio Mazzeo, del Consiglio regionale della Toscana e del presidente Eugenio Giani della Regione Toscana per aver abbracciato questa bella progettualità che stiamo portando avanti con grande soddisfazione, non solo per gli artisti che abbiamo in calendario, quindi il 10 ci saranno Sabrina Ferilli e Claudio Bisio, e sono molto onorata perché proprio ieri sono uscite le candidature dei David, e Claudio con la sua prima opera dell'anno scorso è nella sezione David Giovani, che è una nuova sezione istituita quest'anno, e verranno premiati direttamente dai giovani ragazzi, quindi sono molto orgogliosa di questo. Il 23 invece
appunto il 10 poi ci sarà la visione di Casablanca a Casablanca, che è la prima opera da regista di Francesco Nuti, mentre il 23 abbiamo in calendario Stregati, che ha vinto il Nastro d'Argento per la migliore colonna sonora, e proprio per questo come ospiti avremo Giovanni Veronesi, che l'ha cosceneggiato, Giuliana Desio, che ha lavorato per tanti anni con Francesco, e poi abbiamo il piacere di avere sul palco Stefano Cocco Cantini, che ci suonerà il motivo della colonna sonora che appunto ha ricevuto il Nastro d'Argento. Torna il Festival del Giallo. Misteri e casi irrisolti italiani. E questo è il tema della 14ª edizione del Festival del Giallo, in programma a Pistoia dal 12 al 15 aprile. La manifestazione, la cui direzione artistica è affidata a Giuseppe Previti, è organizzata dall'Associazione Giallo Pistoia in collaborazione con il Comune di Pistoia e col patrocinio e il contributo del Consiglio regionale e della Giunta regionale. Pistoia per alcuni giorni sarà la capitale italiana del giallo. Ringrazio gli amici del giallo, svolgono un compito davvero unico, hanno la capacità di saper uscire fuori dal nostro territorio, e la 14ª edizione di questa iniziativa ne è segno tangibile. Programma di grandissima qualità, capacità di sapersi aprire le scuole, perché investire in lettura vuol dire investire in libertà, vuol dire consentire a ognuno di noi di costruire coscienza critica. E bello che il programma si apra alle ragazze e ragazzi delle nostre scuole, bello che tutto questo avvenga non solo in questi giorni del festival, ma anche durante tutto l'anno. Un grazie davvero al presidente dell'associazione, Giuseppe Previti. Svolge un lavoro unico, instancabile ormai da tanti anni, e il cuore e il motore di questa iniziativa, e il grazie va a lui, alle tante volontarie e tanti volontari che rendono possibile tutto questo. Questa è una manifestazione straordinaria, nata dalla volontà di un gruppo di appassionati del genere, gli Amici del Giallo, che hanno creato un vero e proprio evento culturale che oggi si colloca non solo nel panorama toscano, ma direi nel panorama nazionale ai massimi livelli. Ci sono ospiti importantissimi, come ce ne sono stati già nelle passate edizioni, un appuntamento molto atteso che colloca Pistoia in uno scenario davvero importante di un genere che si è andato a fermare sempre più negli ultimi tempi, veramente i numeri sono da capogiro. Quindi quello che a noi interessa come Consiglio regionale è prima di tutto la promozione della lettura, l'abbiamo fatta attraverso più progetti con tanti finanziamenti, non da ultimo la partecipazione che arriverà anche quest'anno al Salone del Libro di Torino, e promuovendo anche questo genere, che non è un genere secondario ma anzi un genere che intercetta generazioni e tanti giovani, crediamo ovviamente di fare un servizio ai nostri concittadini, promuovendo un festival che davvero fa conoscere Pistoia e la Toscana molto oltre i propri confini. Saranno una trentina gli ospiti che animeranno le giornate del festival e incontreranno il pubblico, affrontando i misteri che hanno lasciato dietro di loro, sofferenze e domande senza risposte. Tra i tanti nomi presenti al festival, il prefetto Vittorio Rizzi, vice direttore generale vicario della pubblica sicurezza, Maurizio De Giovanni, Massimo Carlotto, Alessandro Berselli, Alessandro Robecchi, Bruno Morchio, la criminologa Anna Vagli, Pietro Orlandi e il giornalista Sigfrido Ranucci della trasmissione Rai Report. Quest'anno è un festival che si occupa una buona parte di misteri, chiamiamoli gialli o casi irrisolti, non adopriamo il cold case, teniamoci in edizione italiana, e questo ci ha portato un po' a approfondire un discorso che riguarda sia gli autori che alcuni personaggi che ancora materialmente hanno vissuto queste storie. Ma tra gli autori noi abbiamo Maurizio De Giovanni, abbiamo Giulio Berselli, abbiamo Franco Forte e tanti altri. Però abbiamo anche un gruppo di personaggi che si occuperanno, o perché l'hanno fatto direttamente o perché hanno pubblicato dei libri sopra, dei casi. Per esempio Firenze, il caso del mostro, noi ne parleremo grazie a due libri usciti recentemente. Uno è un po' un'antologia che riassume un po' tutta la storia del mostro di Firenze, scritta da Roberto Taddeo, e l'altra è una pubblicazione uscita proprio in questi giorni di due fiorentini, Orlandi e Nocciolini, che hanno, diciamo, vista un po'
dal punto di vista delle vittime, un po' una ricostruzione vista dal punto di vista delle vittime. Importante come presenza è quella di Pietro Orlandi, che è il fratello di Elena Orlandi, di cui è un caso che tutti i giorni, tra romanzi che escono in continuazione, podcast e varie, viene sempre rammentato, e quindi lui farà un po' una testimonianza personale, perché tutto sommato la scomparsa riguardava sua sorella. Poi, per restare sull'attualità, non è legato strettamente al giallo, ma in televisione ha un grande seguito, perché so qua sempre di casi vivi, casi, quindi non sono legati solamente a delitti o cose, e Silfido Ranucci, che diciamo, è un noto personaggio televisivo, e che anche lui l'abbiamo invitato per sentire un po' una versione in generale sul clima che c'è intorno a noi. Quella di quest'anno sarà un'edizione diffusa con appuntamenti in vari luoghi della città, anche se il punto di riferimento della manifestazione resta la Biblioteca San Giorgio. Il festival ha avuto un'anteprima sabato 30 marzo con l'inaugurazione della mostra Matita in Giallo, opere di disegnatori di fumetti e umoristi che da tutta Italia hanno aderito all'invito di inviare opere declinate alla letteratura gialla. La mostra è ospitata nell'atrio del Palazzo Comunale in Piazza Duomo a Pistoia e sarà aperta fino al 14 aprile. Siamo arrivati alla 14ª edizione del Festival Giallo Pistoia, e questa longevità è data dall'impegno che mette l'Associazione Amici del Giallo nell'organizzazione di un festival veramente importante che sta ampliando i suoi confini anche a livello nazionale. Quest'anno la novità è, c'è anche una mostra dentro il Palazzo Comunale, Matita in Giallo, dove gli artisti, i fumettisti interpretano la letteratura gialla. Tanti nomi, tanti ospiti, e crediamo, l'amministrazione crede che questo festival sia veramente fondamentale per la città e non solo, per la regione, per la cultura, per promuovere la cultura e una parte di letteratura che è veramente sta diventando importante a livello nazionale. Riflessi nel cristallo. Inaugurata la quinta edizione della mostra Artisti in Blu dell'Associazione Autismo Siena Piccolo Principe APS, la mostra è intitolata Riflessi nel cristallo e accolta nello spazio espositivo Ciampi del Palazzo del Pegaso di Firenze fino al 13 di aprile. Non è solo inclusione, è anche esplosione di talenti, esplosione di sorriso, abbraccio che ti tiene forte. È un'emozione unica. Ho inaugurato tante mostre, ma questa dell'Associazione Autismo di Siena riesce ad arrivare dritta, dritta al cuore. È un modo per cui le ragazze e i ragazzi dell'associazione leggono attraverso i loro occhi il mondo che li circonda, le opere del Museo del Novecento. Libertà e bellezza. Ho fatto da trade union tra questa associazione Piccolo Principe di Siena per i ragazzi autistici e il Consiglio regionale. L'anno scorso abbiamo deciso perché non rendere noto questa attività di questi volontari. C'è un cuore pulsante dietro questa associazione, c'è tanto impegno dei soggetti che lavorano nell'associazione e le famiglie. Mi rendo conto, conoscendo queste situazioni, quanto è importante quando si parla di dobbiamo dare spazio a tutti, ciascuno di noi ha tante sfaccettature, bisogna rilevarli. L'attività del Piccolo Principe di Siena è proprio questo, a portare queste specificità di questi ragazzi, farli esprimere e renderle noto. Questa mostra nasce dal nostro laboratorio di pittura. Il nostro volontario Umberto Trezzi, che è un artista e uno scrittore, e veramente si presta tanto, ha avuto l'idea di proporre ai ragazzi opere del Novecento, comunque dell'arte contemporanea. I ragazzi le scelgono liberamente e le realizzano come vogliono. Ognuno però esprime i suoi sentimenti, come si sente quel giorno, esprime se stesso appunto attraverso queste opere, attraverso questi quadri, che infatti sono diversi ognuno dagli altri, anche se magari si riferiscono alla stessa opera. È un modo bellissimo per loro per esprimersi, perché molti non riescono a esprimersi verbalmente. E comunque per noi è una soddisfazione grandissima sapere che la loro arte viene veramente riconosciuta, viene apprezzata.
Il catalogo che accompagna la narrazione artistica delle opere in mostra dei ragazzi è testimonianza tangibile della loro sensibilità, un viaggio suggestivo attraverso i loro occhi e le loro emozioni. Nei dipinti è evidente una determinazione inaspettata nell'uso del colore, nella scelta di definire o meno figure, oggetti e paesaggi. Molte delle opere realizzate dai giovani artisti sono ispirate a una ventina di quadri della collezione permanente del Museo Novecento di Firenze, realizzati da importanti esponenti della pittura italiana del XX secolo. Il nostro impegno è quello non tanto di far passare del tempo libero ai ragazzi, ma quelli di fare in modo che vengano espresse le loro sensibilità. Quindi quando noi ci troviamo di fronte a delle opere d'arte, sostanzialmente di arte contemporanea, arte del Novecento, questi ragazzi poi dopo si impegnano sulla tela e coi pennelli per esprimere le loro sensazioni a fronte di quel quadro che stanno guardando, che stanno apprezzando e che hanno scelto comunque di ridipingere, ognuno con i suoi mezzi, alla sua maniera, diciamo. Collaborazione che entusiasma a vedere i risultati, quello che è nato dall'esperienza di visita di questi ragazzi. Un'immediata comprensione del linguaggio creativo, artistico. Non ci deve sorprendere, perché non dobbiamo pensare come diversità questa, ma come un'alterità ricca con qualche problema, ma chi non ha problemi, con più problemi di comunicazione. Noi dobbiamo imparare a relazionarci al loro linguaggio, a questo loro modo e mondo di comunicare, di esprimersi, che è semplicemente non diverso, non sbagliato, che non va normalizzato a tutti i costi. Probabilmente c'è qualcosa che ci viene donato, è un arricchimento per noi stessi, perché è un'apertura. È un'apertura, una finestra su un mondo che forse anche noi dobbiamo forse conoscere meglio, perché dentro questo linguaggio loro, questo gesticolare, questo modo di comunicare con la realtà, col mondo, con gli altri, c'è un accesso a qualcosa che forse abbiamo perso di vista.